Zlatan is back. Con questa versione 95 Summer Hit, dell'evento Summer Hit, Zlatan Ibrahimovic ha avuto una carta veramente forte, veramente rotta. E andiamo a vedere nel dettaglio le statistiche. 95 di accelerazione con 92 di velocità scatto, molto veloce per essere 1,95. Andrebbe forse ulteriormente boostata con magari un motore che, come andiamo a vedere, aggiusta forse un'altra pecca di questa carta, che è l'equilibrio misto all'agilità. Anche se 86, ripeto, per 1,95 è molto alto. Equilibrio, bisogna vedere come risulta in game, anche se penso che sinceramente il problema non venga spostato da nessuno. Per quanto riguarda pennellini in ordine, tiro ottimo, passaggio ottimo per essere un attaccante, 98 visione, 89 corto, 85 di lungo, perfetto per essere una punta. Quindi penso possa giocare in maniera indifferente sia a una che a due punte, come modulo intendo. Fisicamente, vabbè, è una roccia, 99-99 aggressività e forza, resistenza un po' bassa, 73, quindi forse dovrebbe giocare con un'istruzione rimani in avanti, no? Per non farlo tornare indietro e consumare troppa stamina. Quindi il dribbling invece ha 99 di controllo palla, 98 di attività perfetta, 92 dribbling, 99 freddezza, ottimo. Ribadisco, fragilità, equilibrio, unica due pecche, con secondo me un'intesa motore lo ci renderebbe perfetto. Per quanto riguarda invece le mosse e abilità, piede debole, ovviamente 5 di skill, ottime. Piede debole 4 vanno più che bene, fossero state 5 ovviamente ideale per questo gioco, però per il gameplay di questo gioco però va bene anche 4. Rendimento, altra piccola pecca, sarebbe potuto essere un alto normale o alto basso per essere perfetta come carta, però potrebbe andare comunque bene un normale basso. E niente, costo dalla sfida in questo caso non richiedeva niente, era una sfida settimanale, quindi perfetta anche, senza costa niente, gratis. Cosa solo tempo, quanto però per il resto. Niente di particolare, questa sarà la squadra che andremo ad utilizzare, una serie A praticamente tutta TOTS, più Douglas Costa, così Footboard. E i moduli invece che andremo ad utilizzare saranno classici. 4-4-2, così lo potremo provare in coppia. In questo caso io uso Lautaro Martinez, che è un giocatore più agile, veloce sempre, quindi si potrebbe sposare bene in coppia con Ibra. E poi abbiamo un 4-2-3-1 classico, punta unica, e vedere come si muove, come si trova appunto giocando da solo. Ora vedrete delle clip delle tre partite che andrò a giocare con Zlatan Ibrahimovic, dove farò vedere gol, errori e movimenti soprattutto, che è la cosa forse più importante, vedere i movimenti senza palla come sono, se sono, diciamo, intelligenti, se hanno un senso o se sono fatti a cazzo di cane. Vedremo. Stavo dimenticando, prima o poi vedrete uno screen di su Footbin, esattamente con lo stile di intesa che io almeno andrò a dare, che sarà motore, come ho già detto in precedenza, è lo stile di intesa che secondo me è più utile a dare, perché li maxa la velocità, li maxa soprattutto li migliora agilità ed equilibrio, che sono le due stats forse che devono essere migliorate di più su questa carta, perché per il resto è perfetto in realtà, teoricamente sarebbe perfetto. Quindi scusate per l'interruzione, ma puoi riprendere il video. Quindi, come vedrete, questa sarà la prima squadra che andremo ad affrontare, una Bundesliga particolarmente solida. Ok. Io c'ho qui scritto le clip che andremo a vedere, quindi qua già nella prima possiamo vedere come si inserisce. Tiene Boateng di fisico, che non è facile tenere Boateng di fisico, e la mette lì, rasoterra, potente, azione davvero bella dalla parte di Ibrahimovic. Così di esterno la mette lì dove non può arrivarci, penso, Neuer, che mi importa. La seconda clip vediamo come fraseggia questo insieme a Lautaro, sì, qui non dovrei fare gol, però l'ho messa solo per vedere come appunto volendo è capace anche di dialogare con un secondo compagno. Questo vi ricordo che era la partita dove stavo giocando col 4-4-2, quindi perfetto per giocare in coppia. E
Ah, qui. Questo bel gol. Questo è un bel gol. E questo gol frutto del fatto che 5 di mosse skill, quindi tutti i giocatori con 5 di mosse skill sono imprevedibili e anche più divertenti da usare, se bisogna essere onesti. Anche qui, stesso discorso. Sfrutto l'inserimento perfetto ancora una volta di Ibrahimovic, che appena vede dello spazio si butta e skill l'ultimo difensore qua, di nuovo con un elastico al contrario, mi sembra. Quindi anche qui risfrutto le 5 mosse skill, perfetto. Veramente, veramente molto forte questo Ibrahimovic, soprattutto è molto espansivo, che arriverà anche da parte del primo. Poi non so perché mi si sia buggato FIFA questa schermata particolare. Ok, secondo avversario, bella ibrida anche questa. Andiamo, Ibra riceve palla, scambia con Nainggolan, il toro, che questo è un gol del sergente, quindi però ve l'ho messo giusto per bellezza. Qui vediamo come si muove, vedete come si muove su Ibra per ricevere palla. E questo è un tiro di sinistro che volevo voluto mettere per far vedere come effettivamente una pecca forse di questa giocata, appunto, non avere 5 di mosse skill, quindi che su questo gioco sappiamo bene che è una pecca purtroppo. Però il resto è tutto perfetto, guardate questo gol, anche qui sempre elastico, una tasca da 5 di mosse skill, imprevedibile, palla sempre attaccata al piede, non ha capito nulla praticamente l'avversario e niente. Si è preso un altro gol, veramente, veramente, ribadisco, veramente divertente da utilizzare questa carta. Ok. Cosa che vediamo? Non me la ricordo. Ok, tacco, bello. Ah, sì, era, stavo testando semplicemente il dribble, per vedere effettivamente come, fino a quando lo potevo spingere, no, questo dribble. Quindi mi sono messo un po' a testarlo, no? E in realtà, guardate qua, riesce praticamente a schilarsi tutta la squadra, arriva all'ultimo, si schila anche Maldini, penso che va in difesa e niente, poi il tiro viene parato, però in realtà niente da dire. Vedete qui come si inserisce? Non ho fatto niente, ha visto dello spazio, si è buttato, palla perfetta di Douglas Costa, di pallonetto di sinistro, quindi in realtà in questo caso il pallonetto fatto col piede debole, che sappiamo bene come sono giochi i pallonetti, in realtà sono veramente strani e scarsi, cioè sono poco efficaci. E qui è riuscito a farlo di pallonetto perfetto a insaccare il portiere. Poi qui vediamo Nainggolan. Ah, ok, sì. Anche qui dribbling secco, skilla il primo difensore che è Fernian, skilla il secondo che è Maldini con la suola e la mette lì, un secondo palo perfetto. E una cosa da sottolineare di questa carta è l'efficacia del dribbling, cioè prende velocità spesso e volentieri quando inizia a dribblare, ed è veramente rotta come cosa. Anche qui si dribbla Ferdinand con molta facilità. Non un campione, magari questo avversario. Anche se comunque è riuscito 6 a 4, partita abbastanza emozionante. L'ultimo avversario sarà questo. Purtroppo durerà poco questa partita perché, come vedrete ora, al primo gol deciderà di quittare. Va bene. Però vabbè, l'azione comunque è molto carina. Ibra riceve palla, drag, si sposta la palla sul destro e niente, bombarda il primo palo come classico, classico di FIFA 20 e niente. Metterà startaci e quitterà, e quitterà, 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 quitterà. Schermata, non ho capito perché si è buggato tutto, tutto buggato. Vabbè, quindi vi lascio là. Quindi siamo giunti alla fine del video, giocatore straconsigliato, avrete visto i gol, gli highlights, quindi giocatore, ripeto, straconsigliato, fortissimo sotto porta, agile, anche se potrebbe non sembrare all'apparenza, molto bello da utilizzare, molto reattivo. E niente, quindi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!